Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Amnistia e scontro nella maggioranza. No del PD, il PDL pensa solo a Berlusconi. Libano, esplosioni davanti a due moschee, 42 morti. PA, slittano i provvedimenti, CDM rinviato a lunedì. L'ipotesi amnistia riaccende lo scontro nella maggioranza. Il provvedimento di clemenza che vede il favore dei ministri Mauro e Cancellieri viene spinto dal PDL ma trova il veto del PD. Il PDL insiste nel cercare dal PD ciò che non può ottenere, afferma Zoggia, perché è contro la legge. È ora di finirla con i continui ripescaggi dell'idea di amnistia per salvare Berlusconi. Sta diventando una storia indecente. È di almeno 42 morti e oltre 400 feriti il bilancio delle esplosioni avvenute davanti a due moschee di Tripoli nel nord del Libano. Le esplosioni sono avvenute dopo la preghiera del venerdì presso le moschee di At-Taqwa e di Al-Salam. È stato proclamato il lutto nazionale. Fumata nera per i provvedimenti sulla pubblica amministrazione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi, rinviato a lunedì. La decisione, ha spiegato Patroni Griffi, per stabilire come ripartire le misure tra decreto legge e disegno di legge. L'accordo politico e tecnico sul contenuto, tuttavia assicurato, è stato raggiunto. Tragedia sfiorata in piazza Montecitorio, dove durante un sit-in di protesta dei docenti e amministrativi precari della scuola una donna ha tentato di darsi fuoco. L'amministrativa, da giugno senza stipendio, è separata e con figli a carico. Il gesto disperato è stato fortunatamente evitato dai suoi colleghi. L'estate è giunta al capolinea. Piogge e temporali sono infatti in arrivo nel weekend con un crollo della colonnina di Mercurio. Si comincia dal nord, dove sabato arriveranno veri e propri nubifragi, mentre domenica i temporali colpiranno il centro. Dalla prossima settimana poi un caldo moderato si avrà solo su Calabria, Sicilia e Puglia. Ben Affleck succede a Christian Bale nei panni dell'uomo pipistrello. L'attore sarà infatti Batman nel nuovo film Warner Bros. Diretto da Zack Snyder. Affleck si aggiunge così al cast già composto da Henry Cavill, Amy Adams e Diane Lane, che nel film ricoprono gli stessi ruoli già interpretati nel recente L'Uomo d'Acciaio. La Corte di Giustizia della FIGC ha respinto il ricorso della Lazio contro la decisione del giudice sportivo di chiudere per un turno la Curva Nord. Il settore dell'Olimpico resterà perciò senza spettatori in occasione della prima partita di campionato fra Lazio e Udinese a seguito dei boo razzisti nella sfida di Supercoppa contro la Juventus.